trovati a Thai Book. Io sono Claudia. Io sono Ronald. Ciao Claudia, ben trovati. Tutto bene? Speriamo che vada tutto bene. Noi vi riproponiamo anche oggi un altro libro. Esattamente. E questa volta vi proponiamo Breakpoint di Luca Bottazzi. Il sottotitolo è indicativo: Colori di primavera agli internazionali d'Italia. Che libro è, Ronald? È un libro, diciamo, possiamo, le radici del tennis in Italia, possiamo definirlo così. Il sottotitolo è molto bello, parla degli internazionali, ma è un libro che, insomma, possiamo definire anche una ricognizione, un tributo alle radici del tennis del passato per capire dove ci troviamo e dove stiamo andando. Allora, innanzitutto la casa editrice è Rita. Ma sì, allora a me ha colpito una cosa. Innanzitutto Luca Bottazzi chi è? Luca Bottazzi è stato un giocatore di tennis, è stato numero 133 ATP verso la metà degli anni 80, ha calcato quindi i campi anche degli internazionali. Uno dei pregi di questo libro sono le foto, bellissime foto, dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Sono tutte in bianco e nero e virate seppia, anche questo secondo me è un pregio. C'è un tributo di riconoscimento a questi Virgili che lo accompagnano. Esatto. Che sono maestri, che sono gloria del passato, e lui mette insieme tutti i racconti di queste persone. Ed è bella l'operazione, no, che compie Bottazzi, in quanto l'ha detto te, numero 135, 138 ATP, uno dei tantissimi unsung heroes, potremmo definire, no? Gli eroi non cantati, poco cantati del circuito. È bello che a fare questa ricognizione memoriale sia stato proprio uno di questi unsung heroes e che si sia fatto aiutare, no, come Virgili, come da te detto, da quelle figure che invece sono veramente, no, paradigmatiche, da cui tutto è partito in Italia. Claudia, Bottazzi è di Milano e infatti incentra la sua storia, il suo racconto tra Milano e Roma, ma non solo. Parte da tutti quelli che sono i piccoli circoli, c'è una ricostruzione storica di quelli che sono stati veramente i primi circoli in Italia. Bordighera forse si sa, di Torino si sa un po' meno, di questo circolo che viene tirato su nel 1880 e qualcosa, insomma, l'ho trovata nel libro, e che in realtà non aveva un campo da tennis, per cui andò in prestito a giocare da questi qui del pallone e bracciale, gli davano il campo in prestito 3 ore alla settimana. Insomma, un'avventura alla fine dell'Ottocento, 1880 per l'esattezza. Esatto. Però veramente sono tanti gli spunti che ci offre Bottazzi, memoriali e non, in questo libro. Io, se sei d'accordo, cederei la parola a Luca Bottazzi. Tennis si presta a molti registri. Difatti, oltre ai campioni di tennis, il gioco veniva esaltato da personalità di ogni genere nel decorso del tempo. Galileo prendeva presto le traiettorie della pallacorda per spiegare le orbite planetarie, per fare un esempio. La scienza e le arti come la scrittura, la pittura, il teatro, il cinema, la fotografia e quindi la letteratura hanno sempre magnificato il tennis. Da Montale a Bassani, così come da Tolstoi a Pound, per fare un esempio. Così è possibile scoprire diversi spunti culturali. Per dirla alla Gianni Clerici, nostro eterno presidente onorario del Club Culturale Storico delle Palette, attimi fuggenti della vita, a mio modo di vedere, proprio come quelli presenti dentro una partita di tennis e nei miei racconti. Breakpoint illustra a suo modo avventure inedite, capaci di far esplodere il tennis nel nostro paese. È un libro per tutti, per capire il tennis di ieri, così come quello di oggi, dove cammina già il domani. Un libro particolare perché il prezzo di €15,40 riprende il punteggio del Breakpoint. Così per la prima volta il prezzo si ritrova anche nel titolo di un libro. Questa cosa del prezzo 15,40 la trovo geniale, comunque veramente geniale. Senti, sono molto belli i capitoli quando appunto si racconta la storia di come il tennis si radica in Italia, e quindi quando la federazione nasce al Circolo del Tennis di Firenze, parliamo del 1910, e poi parliamo gli anni 20, che sono gli anni del boom, il 1922, l'esordio in Coppa Davis della squadra italiana, un secolo quest'anno. E quindi, insomma,
è apprezzabile, veramente apprezzabile il lavoro di documentazione che fa Bottazzi seguendo quei registri che ci ha appena raccontato. Ed è bello il modo lui in cui Bottazzi riesce a tradurre storie, archivi, no? Ormai già consolidatisi dal punto di vista storico, in forma letteraria, in racconti, come ha detto lui, la vita che c'è stata, no? Dietro a questi momenti che poi hanno decretato la nascita e lo sviluppo del tennis nella nostra penisola. È molto bello scoprire quando, capire come il conte Bonaccosta decide di dare vita a un torneo che poi saranno gli internazionali d'Italia. Come definirlo il conte Bonaccosta, artefice, pigmalione, abbiamo detto, no, nelle puntate precedenti? Però vogliamo sentire ancora... Certo, il profilo che traccia lo stesso Bottazzi proprio di due dei tanti, no? Come dire, padri, chiamiamoli così, Claudia, del tennis italiano. Se non si conosce la figura del conte Alberto Bonaccosta non si può capire le origini e lo sviluppo del tennis italiano. Vincenzo Mei, padre di Aldo, il mio coach, era il maestro personale del conte. Giocava anche gli internazionali nella prima edizione del 1930. I loro racconti sono stati per me fonte di continua ispirazione. Così come gli incontri con personaggi favolosi, quali Lucia Valerio, Beppe Merlo, Fausto Gardini, John Newcombe e altri ancora. Ecco perché scrivo i libri e in Breakpoint sono tutti raccontati. Inoltre, essere stato un tennista professionista aiuta, ma studiare l'arte e la scienza del gioco fornisce una visione molto più ampia, completa. E la fortuna di essere un docente universitario aiuta in questo compito. Uno sport metafisico come il tennis, capace di trascendere nel tempo, penso meriti questo sforzo. Lui ha questi padri che lo guidano nel racconto del tennis, che sono Vincenzo Mei, che sono la campionessa di tennis che si chiama Lucia Valerio, insomma vari testimoni che lui ha incontrato negli anni e che ha potuto... E ci sono c'è Beppe Merlo, c'è un racconto, un brano di Beppe Merlo che racconta di quando con Gardini presero e partirono e andarono negli Stati Uniti per giocare a tennis. E a un certo punto furono invitati a uno di questi party, ma non erano consapevoli dove sarebbero andati, insomma, si trovarono in un festone incredibile e chi comparve a un certo punto? Chi? La guerra era finita. La Federazione Italiana spediva in California i due migliori giovani tennisti, il cui presente Giuseppe Merlo e il suo compagno Fausto Gardini. Il motivo era quello di fare esperienza alla corte di Eleanor Tennant, la maestra dei campioni americani. Dunque, partivamo per l'avventura io e il Fausto, senza sapere spiccicare una sola parola di inglese. E una bella mattina pervenne sui campi d'allenamento un invito per una festa privata a Beverly Hills. Il giorno tanto atteso arrivò e quando superammo la sorveglianza dei cancelli della villa esclusiva, la nostra meraviglia dilagò oltre ogni immaginazione. Gli invitati erano tra le personalità più influenti dell'epoca, mentre passo a passo entravamo dentro a un campo da tennis, per l'appunto il centro gravitazionale del party. In quell'istante scoprivamo la stella del ricevimento, amico intimo del padrone di casa che risultava ancora assente, proprio come nel romanzo di Scott Fitzgerald, Il grande Gatsby. Statuario, disinvolto, vestito di flanelle bianche portate con raffinata eleganza, era il fenomeno del tennis, conosciuto come Big Bill Tilden. La sua idea, per lo svago degli invitati, costituiva in una duplice sfida, ciascuna sulla distanza di un singolo set. Due erano di conseguenza le vittime sacrificali al dio della racchetta, lo spaurito Fausto ed io, il povero Beppino. Sentivo i sudori freddi, le gambe appesantite, i piedi incollati al campo come trasformati in pinne per il nuoto, quando d'un tratto sopraggiunse il padrone di casa a stemperare l'attimo. Ricordo quel momento come se fosse oggi, mentre guardavo gli occhi stralunati di Fausto. Eravamo entrambi impietriti come statue di sale. A fianco del grande Tilden compariva Charlie Chaplin, il Dickens del cinema. Attimi fuggenti nella vita, aveva detto Bottazzi, no? Prima, vedere come il tennis riesca veramente, sia riuscito nella narrazione che fa Bottazzi a riprodurre, a farsi anzi, meglio ancora, a farsi attraverso questi attimi fuggenti di vita e a costruirsi anziché come illusione, come realtà che oggi possiamo definire più che solida, Claudia, è veramente un viaggio esaltante.
Così come sono curiose, io personalmente non le sapevo, certe cronache degli anni 20 durante il fascismo e quindi la passione di Mussolini per il tennis. A Villa Torlonia. A Villa Torlonia. E ci sono delle immagini molto interessanti, c'è un'immagine praticamente dove sul Pietrangeli ci sono tutte camicie nere che guardano le partite di tennis. Pagina dopo pagina ci sono aneddoti molto curiosi in questo libro, che arriva ai giorni nostri ovviamente. Per esempio arriva la famosissima, la primissima finale tra Roger Federer e Rafa Nadal su Centrale. Bello. Con foto straordinarie dei due. L'archivio fotografico merita veramente menzione a parte. E poi anche le suggestioni, i rimandi, no, storici, pensare che proprio a Milano Federer vinse il suo primo torneo in carriera, beati coloro, no, che riuscirono ad assistervi. E poi la considerazione, Claudia, finale, vedere come questa realtà è appunto un puantellinismo, no, veramente, in cui era punteggiata la penisola, oggi si è riuscita a strutturarsi, a farsi voce unica, radicata, profonda, a strutturarsi, a darsi veramente molta più profondità e competenza. Poi un'altra cosa che mi fa impazzire di questo libro è vedere come molti di questi campioni che incrocia Bottazzi nel suo racconto sono diventati poi scrittori di tennis. Vedi? È incredibile questa cosa, ce ne sono tantissimi, lo stesso Bottazzi ha giocato e scrive in maniera egregia, ha scritto numerosi libri e forse siamo fissati noi che ci piace trovare un link tra le parole scritte, dette e le palline giocate in un campo. È uno sport che diciamo accarezza l'ispirazione da questo punto di vista, lascia molto tempo per pensare. Ci troviamo alla prossima puntata di Tie Book, perché se un tie break decide una partita di tennis, un libro può cambiarvi un po' la vita. Alla Ciao. Prossima.